tutti, iniziate a sciogliere un po' i polsi, più che sciogliere e scaldare, che sempre dopo un po' fanno male. Quindi qualche movimento libero, sentitevi veramente liberi di muovere un po' i polsi, preparare l'articolazione a sorreggere il peso del corpo. Ok, ci siamo. Quindi adesso dal roll down si entra in plank. Fa ancora un po' parte del riscaldamento, eh? Quindi lascio giù le braccia, mi attivo, spingo i piedi a terra lungo la colonna e vado giù, vertebra dopo vertebra, fuori l'aria, roll down, fino ad appoggiare le mani sul materassino, cammino ed entro in plank alto. E quando sono in plank alto, torno tranquillamente indietro, fino al mio roll up e torno su. Rimango su e facciamo almeno 10 serie, 10 squat. Okay? Quindi rimango e vado. Fuori bene l'aria, piego bene le gambe, porto bene il peso indietro sui talloni. Parlando sempre di percezione, ragazzi, provate a distendere le gambe partendo dalla spinta dei piedi. Sentite come cambia, come diventa più funzionale, il nostro lavoro. Se parto con la parte giusta del corpo che mi deve fare eseguire l'esercizio, che sono i piedi, in questo caso. Io non ho più contato, non so quanti ne abbiamo fatti. Poi ci ripensiamo, nel prossimo dobbiamo percepire la spinta che parte dai piedi dal primo squat che facciamo. Pronti a entrare di nuovo in plank, addominali stretti, andiamo, scendo, roll down, fuori l'aria, cammino, entro in plank e questa volta sollevo la gamba destra, sollevo la gamba sinistra, ancora, sollevo la destra, sollevo la sinistra. Ogni volta che sollevo la gamba, butto fuori l'aria. Fatemene ancora uno per gamba. Torniamo indietro, una volta che ho finito, torno indietro. Fino al mio roll up. Rimarrò su per pensare ad eseguire bene gli squat, ricordandomi che nella distensione il movimento nasce dalla spinta dei piedi sul pavimento. Provate a lavorare con questo focus. Vado, tutto bene fuori l'aria e spingo con i piedi e sento come cambia, lavoro sulle mie gambe. Ok, finisco tranquillamente. Andiamo giù di nuovo come prima in plank alto. Pronti? Vado, roll down, fare bene il movimento della colonna. Scendo per bene, cammino, mi ritrovo in plank alto e questa volta mi tocco le spalle in modo alternato. Quindi la mano destra toccherà la spalla sinistra, appoggio e cambio. Ogni volta che mi tocco la spalla, butto fuori l'aria. Controllo la postura. Addome che tiene, spalle che spingono indietro. Facciamone ancora uno per mano. Quando ho finito, cammino di nuovo indietro, torno su, fino al roll up, torno su bene anche con la mia schiena. Ok, andiamo ad eseguire gli ultimi 10 squat, pensando sempre al focus dei piedi, quindi nel distendere le gambe, spingo con i piedi sul pavimento e vado su.
fatemene ancora uno. Perfetto. Questa volta andiamo in quadrupedia, quindi roll down, scendo bene con la schiena e pian piano cammino con le mie mani e vado ad appoggiare le ginocchia. Sempre bene la posizione, mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, spalle che spingono indietro, inizio a far salire il coccige, estendo la colonna, prendo bene l'aria. Il coccige scende, faccio una bella gobba, butto fuori l'aria. Mi muovo piano piano con la mia schiena. Ancora uno. Ritroviamo la nostra colonna bella dritta. Prepariamo swimming, quindi inizio a salire il braccio destro e la gamba sinistra, allungo bene, appoggio, espiro e cambio. Ogni volta che sollevo prendo bene l'aria e cerco bene l'allungamento, quindi ricordatevi di spingere indietro col tallone, le dita che tirano bene in avanti. Devo percepire l'allungamento della schiena prima di tornare giù. Adesso troviamoci tutti col braccio destro e la gamba sinistra in swimming, piede a martello, mano girata di lato, addominali forti, piccola salita della gamba e del braccio, piccolina, piccolina. Ogni volta che salgo un po' di più, butto bene fuori l'aria. Fermo questo movimento e vado ad avvicinare il gomito al ginocchio. Faccio una bella gobba mentre avvicino e sto buttando fuori l'aria. E poi torno con la schiena bella dritta e mi allungo. Avvicino il gomito al ginocchio fuori l'aria, mi allungo, prendo il respiro. Ancora una volta, allungo bene, appoggio solo la mano, la gamba rimane lì sollevata, ok? Apertura laterale della gamba tesa, però ricordatevi il controllo del corpo in Pilates. Non devo esagerare nell'aprire la gamba se mi rendo conto che mi cambia la base d'appoggio delle mani, se mi rendo conto che la gamba destra, che in questo caso è a terra, si sbilancia. Quindi lavorate ascoltando quanto potete aprire, senza modificare il resto del corpo, e in questo caso sono le due mani, il ginocchio e il piede destro. Devono rimanere lì immobili. Apro la mia gamba, butto bene fuori l'aria, chiudo, prendo il respiro. Una volta che è tornata tesa dietro di voi la gamba, sempre così tesa, si appoggia sul pavimento. Abbassatevi in modo che il gluteo vada sul tallone destro e le braccia si allungano un attimo in avanti. Scendo bene anche la fronte. Adesso attenti bene che le mani camminano verso il nostro ginocchio destro, piano piano, perché la nostra schiena inizierà a fare una piccola estensione e oggi dobbiamo pensare di fare un po' di più, quindi sguardo in avanti, giù bene le spalle, mi fermo un attimo in questa posizione e ascolto, ho il tratto lombare inarcato, le scapole che si avvicinano tra di loro, sento se ho dolore torno giù, se no mantengo, attenti alle spalle però, mi raccomando, pensate sempre alle spalle basse e belle aperte. Fatemi ancora un bel respiro in questa posizione. E poi piano piano tolgo un po' la tensione sulla colonna
il piede dietro va in presa, attenzione che ci ritroviamo in plank, ok? Quindi piede dietro che il sinistro prende bene il materassino, le mani sono già belle forti, porto indietro anche la mia gamba destra. E sono di nuovo in plank. Addominali belli forti. Ok, camminiamo indietro, risaliamo in piedi. Cammino bene indietro, srotolo bene la colonna. E andiamo un po' a riprendere quel lavoro di focus sui piedi, cercando l'affondo con un altro esercizio di rinforzo degli arti inferiori. Portate avanti la gamba destra, fate un bel passo. Il piede destro, mi raccomando, dritto, appoggiato bene. La gamba sinistra, che rimane indietro, ha l'appoggio solo dell'avampiede, quindi il pallone è già sollevato dal pavimento. Attiviamo la retroversione del bacino, attiviamo bene gli addominali. Adesso, 10 affondi, tornate su spingendo con i piedi, okay? Quindi scendo un po' fuori l'aria, piego entrambe le gambe, spingo con i piedi e torno su. Cambia completamente l'attivazione muscolare. Adesso, pensate veramente a quello che percepite, lavorate in questo modo oggi, eh? Quindi la mente è qui, siamo nel presente, perfettamente attenti a tutto quello che succede al nostro corpo. Adesso tengo l'affondo. E mantengo la spinta dei piedi e vi faccio sfidare un po' l'equilibrio per capire quanto sono importanti i piedi, veramente. Mettete le braccia nel cosacco, quindi mani sui gomiti. Dobbiamo fare una torsione, ok? Se i piedi diventano molli, gli addominali diventano molli, si cade da questa posizione. Quindi inizio a ruotare verso il ginocchio, fuori l'aria, torno bello dritto, prendo respiro. Provate, lavorate spingendo a terra i piedi, attivate gli addominali. Sentite come si diventa molto più stabile. Ok, finisco. Quando sono di nuovo bello dritto, avvicino le due gambe. Torno indietro, roll down di colonna e ci troviamo di nuovo in quadrupedia. Vado, scendo, bene fuori l'aria, vado giù, cammino con le mani, vado ad appoggiare bene le ginocchia. Ripetiamo la nostra sequenza, eh? Quindi rilasso i piedi e inizio, estendo la colonna, prendo bene l'aria, la fletto, butto fuori l'aria. Il movimento nasce dal basso, eh? Ricordatevi, come un'onda che si sviluppa dal basso verso l'alto. Fermiamo man mano il nostro movimento, ritorniamo con la schiena dritta. Swimming partirà sempre in modo alternato, ma con braccio sinistro e gamba destra. Prendo l'aria, butto fuori, appoggio e cambio. Prima sempre in modo alternato. Non perdete l'allungamento. Ogni volta che salgo, tiro, mi metto lì tranquillo un secondino in posizione e tiro bene. Facciamo ancora uno per lato e poi ci aspettiamo tutti con braccio sinistro e gamba destra. Dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto. Quindi il primo movimento è quella piccola salita e abbiamo il braccio sinistro e la gamba destra. Attivo l'addome, ogni volta che butto fuori l'aria salgo. Adesso appoggio solo la mano.
divento stabile, mi ascolto bene, apertura laterale della gamba destra e torna in linea. Ricordatevi, le due mani, l'arto inferiore sinistro non si devono muovere di un millimetro. Ascolto, devo proprio percepire se perdo il controllo, se mi sbilancio. E devo trovare dei piccoli accorgimenti per far sì che non succeda. E spesso è semplicemente sto aprendo troppo la mia gamba. Fate l'ultima apertura. Quando è tesa indietro, come prima, piccolo stretching, appoggiate la tesa sul pavimento, non piegatela. Mi siedo sul tallone sinistro, la gamba destra si appoggia bella tesa sul pavimento, allungo le braccia. Prima andate giù, piccolo stretching del gluteo e della schiena. Pronti a fare l'estensione? Quindi prendo l'aria, inizio a camminare indietro con le mie mani. Mi ritrovo col ginocchio sinistro tra le due mani, sguardo in avanti, giù nelle spalle e sento come va la schiena in questa posizione. Sempre quell'attivazione dell'addome, quindi ombelico che spinge sempre bene dentro. Ma prima non avevamo fatto anche quello lì delle ginocchia, che si toccavano i gomiti e ginocchia? Bravo, bravissimo, me lo sono dimenticato, hai ragione. Adesso lo recuperiamo, prima di entrare in plank lo recuperiamo, grazie per avermelo ricordato, intanto mi perdo anch'io. Ok, pronti? Andiamo di nuovo in appoggio in quadrupedia, così recuperiamo l'esercizio e distendiamo il braccio sinistro e distendiamo la gamba destra. Ricordatevi di partire dall'allungamento, quindi atto espiratorio mi chiudo avvicinando gomito e ginocchio, faccio una bella gobba e poi mi allungo e prendo il respiro. Cercate di non estendere qua la colonna e ricordatevi che si ritorna perfettamente dritti. Andiamo a fare l'ultimo. Poi da qui entriamo in plank, quindi appoggio già il mio piede destro indietro. La mano bene sotto la spalla, attivo gli addominali e vado in plank. Adesso qui non stiamo fermi come prima, ma andiamo a fare quel lavoro delle scapole in cui cerco di tenere la parte inferiore del corpo ferma e di abbassare le mie scapole, quasi a sprofondare col petto e tornare su. Sprofondo un po' col petto, butto fuori l'aria, spingo le mani sul pavimento e torno su. Pensate sempre che in realtà le estremità del nostro corpo sono importanti. Prima avevo chiesto il focus sui piedi, adesso pensate che questo movimento nasce dalla spinta delle mani, ok? Sono sempre parti del corpo che sottovalutiamo molto, ma in un lavoro funzionale e di ascolto sono importantissime. Provate proprio a far nascere il movimento dalla spinta delle mani. Fatemene ancora uno. Poi tengo bene il mio plank con gli addominali stretti. Dobbiamo tornare su per fare l'affondo. Quindi cammino indietro. E faccio il mio roll up. Fuori bene l'aria, torno su bene. Trovo lo spazio sul mio materassino. Questa volta dovrò portare avanti la gamba sinistra. Il piede sinistro fermo bene in appoggio. La gamba destra, ricordatevi, ho l'appoggio solo dell'avampiede. Addominali attivi, il focus sono i piedi adesso, quindi eseguo l'affondo che è un esercizio che conoscete, vi chiedo di far partire la risalita dalla spinta dei piedi. Quindi scendo con l'atto espiratorio, ormai l'ho capito, spingo con i piedi e torno su, prendo l'aria. Le braccia come siete voi comodi in questo movimento. Quindi non eseguite semplicemente l'affondo, ok? È un lavoro che conoscete, provate a sentire come cambia se spingete con i piedi. Proviamo a tenere il nostro affondo,
vi ricordate le braccia nel cosacco? Abbiamo fatto la torsione, i piedi spingono, le ginocchia rimangono piegate, ruoto verso la gamba davanti, quindi verso sinistra. Spingete giù, entrambi i piedi, sia il piede posteriore che quello anteriore, stanno spingendo con forza sul mio materassino. Andiamo a fare un'ultima torsione. Sempre pensando che tutto nasce dai piedi, spingo col piede e torno. Perfetto, adesso torniamo giù, sempre col nostro roll down, quindi mi riporto indietro sul materassino e scendo, vado giù per mettermi in realtà seduto questa volta, quindi scendo vertebra dopo vertebra, butto bene fuori in aria, cammino con le mani, creo spazio, appoggio le ginocchia e mi siedo. Va bene, allora iniziamo a distendere bene le gambe, subito attive, quindi i piedi sono a martello, le cosce non sono molli ma subito belle attive. Spingo sempre un po' con i talloni e creo di nuovo quell'allungamento che vi ho chiesto prima quando abbiamo iniziato il lavoro, ok? Le gambe spingono a terra, la schiena si allunga, c'è connessione, tra gli arti inferiori attivo di più la schiena. Mi preparo con le mie braccia, davanti a me la C del Pilates. Quindi mi arrotondo, ricordatevi la C del Pilates, devo riuscire ad abbassare le ultime costole e avvicinarmi col bene con le costole al pube. E poi torno su e mi allungo verso l'alto e prendo respiro. E adesso con tranquillità decido quanto scendere. Ricordatevi, la C è l'esercizio propedeutico al roll down di colonna. Quindi non mi fa male la schiena, so che posso farlo, mi sento già pronto, vado giù, scendo un po' di più e se ho deciso di scendere di più allungo le braccia indietro per poi attivando gli addominali iniziare a risalire e tornare su. Spingere bene, l'ombelico bene dentro, mi allungo. Gambe attive, quando salgo immagino di essere preso dai polsi e vengo tirato in avanti per poi salire con le braccia. E provate anche a spingere i piedi in avanti mentre salite. Andiamo un'ultima volta e ci ritroviamo su bene, fino alla salita delle braccia e provo proprio a rimanere qua e controllo tutta la posizione. Quindi ho le gambe attive con i piedi a martello, sto spingendo a terra con i talloni per allungare di più la schiena, le mani sono rivolte palmo verso palmo, ho le spalle basse, lontane dalle orecchie, la testa perfettamente dritta e sento un po' come va. Questa posizione di completo allungamento della catena posteriore. Dai, fatemi ancora un bel respiro e poi un bel giro largo delle braccia, atto espiratorio mentre scendono le braccia, scendo un po' nella mia C, piego i gomiti e vado ad appoggiare i gomiti su un materassino. Inizio in questa posizione a lavorare sugli addominali, sollevando bene una gamba, scendo, sollevo l'altra. Allora, attenti bene che lavora anche la caviglia, quindi mentre salgo provo a tirare la punta come un ballerino, mentre scendo il piede va a martello. Salgo, punta tesa, scendo, piede a martello. Provate sempre a connettervi col pavimento, il piede che resta a terra, prova a spingere proprio bene sul pavimento.
adesso, attenti bene, proviamo a rimanere su con la gamba destra. Se vi fa male il collo, sdraiatevi, tanto si può fare tutto da sdraiati, soprattutto se iniziate a percepire il tratto cervicale che fa male. Quindi scelgo se stare sdraiato in questa posizione e inizio a disegnare di nuovo dei cerchi d'anca, come abbiamo fatto all'inizio nel riscaldamento, ma avevamo la gamba flessa. Adesso proviamo a farli con la gamba bella tesa. Cambiate il giro. Ricordatevi la stabilità, eh? Noi stiamo muovendo la gamba destra, tutto il resto del corpo dovrebbe essere bello fermo. Ne faccio ancora uno, con la destra. Poi, quando ho finito il mio cerchio, scendo, mi connetto al materassino, sollevo la gamba sinistra e vado, dei bei cerchi. Ogni volta che la gamba si avvicina alla pancia, devo buttare fuori l'aria. Cambio semplicemente il giro. Fatemi l'ultimo circolo, torno giù con la gamba, spingo con le braccia e torno super bene. Adesso ci sdraiamo, solleviamo bene le braccia. Inspiro, mi allungo, ritrovo quella posizione di prima e la controllo e poi vado, andiamo giù, roll down, scendiamo completamente sul materassino, completamente sdraiati. Allungo bene le braccia indietro, allungo bene la schiena, recupero un attimo le mie ginocchia al petto, butto fuori l'aria, le stringo. Io? Io devo andare, vabbè. Va bene, Simo. Ciao, non esagerare con gli esercizi, eh. Ciao. No, vabbè. Il fatto è che è faticoso. Però, no, li sto facendo quelli tutti i giorni. Dai, ok. Ciao. Ciao. Adesso noi dobbiamo unire il circolo dell'anca con tutte e due le gambe insieme per sentire un lavoro diverso sugli addominali. Allora, le braccia ci servono leggermente aperte sul pavimento, appoggio il palmo delle mani, mi stabilizzo, sento che le spalle sono appoggiate bene, le mani sono appoggiate bene. Prendendo l'aria, allungo le gambe verso il cielo, verso il soffitto. Posso unirle oppure tenerle abbastanza vicine, non importa che i piedi siano a martello o che ho le punte come un ballerino, eh. Sentitevi voi comodi e provate a girare le due gambe insieme. Mantenendo le spalle appoggiate bene, la testa immobile, ricordatevi ogni volta che le gambe si avvicinano alla pancia, butto bene fuori l'aria. Cambiate la circonduzione. Fatemene ancora uno, mi fermo se è possibile con le gambe tese, se ho bisogno le piego e inizio a salire col capo, avvicino un po' di più le braccia alle mie gambe, ok? Attenzione che andiamo un po' a ripetere il lavoro che avete fatto nella posizione di prima, ma nella vera posizione Pilates. Adesso afferro la gamba destra con le mie mani, la sinistra scende sul pavimento, doppia spinta della gamba destra verso capo, verso il petto, mentre la gamba sinistra fa una doppia spinta verso il pavimento, inverto e vado, doppia spinta di entrambe le gambe, cerco di guardarmi l'ombelico, spingo bene l'ombelico in dentro,
Dai, fatemene ancora uno per gamba. Quando finito, recupero tutte e due le ginocchia al petto. Inizio ad appoggiare la testa, le ginocchia le stringo e dondolo il capo per rilassare un po' il tratto cervicale. Si muove solo il capo, è appoggiato bene sul materassino, piccolo dondolino. Va bene, fermate il dondolino, andate ad appoggiare bene i piedi, braccia rilassate lungo i fianchi, con le spalle appoggiate bene e il tallone esattamente sotto al mio ginocchio. Riprendiamo il focus dei piedi, che oggi ci sta guidando un po'. Andiamo a spingere con i piedi sul pavimento e facciamo il nostro ponte, shoulder bridge, salgo, butto bene fuori l'aria e spingo bene con i piedi a terra. E poi torno giù. E mi ricordo di farlo muovendo gradualmente le mie vertebre. Il primo passaggio, ricordatevi prima di salire, è quello della retroversione del bacino, quindi la zona lombare che diventa piatta sul pavimento e dopo di che salgo. Il tutto pensando oggi come focus con la spinta del piede. Proviamo a fermarci su, salite bene, fermate il ponte in alto, il piede sinistro rimane in spinta sul pavimento, la gamba destra si accavalla alla sinistra. Col ginocchio bello aperto, proprio bene in fuori il ginocchio destro. Provate a fare un piccolo molleggio del gluteo, il piede sinistro continua a spingere e il gluteo molleggia. Ok, pronti, appoggio il piede destro, ma non appoggio il gluteo, rimango su col gluteo, a cavallo la gamba sinistra, piede destro che spinge, su bene il bacino, piccolo molleggio. Ogni spinta è accompagnata dal lato espiratorio. Andiamo ad appoggiare anche il piede sinistro, non scendo, rimango su, spingo entrambi i piedi e piccolo molleggio. Attenzione che abbiamo un altro passaggio, fermo il molleggio, sollevo la gamba destra, piede sinistro che spinge, destra tesa in alto, tre cerchi. Uno, due, tre, cambio giro, uno, due, tre, si flette il ginocchio, poggio il piede, spingo a terra, sulla gamba sinistra bella tesa, vado, tre cerchi, uno, due, tre, cambio giro, uno, due, tre. Fletto il ginocchio, spingo a terra con i piedi, salgo, salgo, salgo e torno giù, una vertebra dopo l'altra. Perfetto. Quando sono tornato giù mi allungo completamente, quindi gambe tese a terra, braccia tese indietro. Prima do una bella stiracchiata alla schiena e poi torno seduto, quindi faccio il mio roll up, attivo l'addome, inizio a portare le braccia che spingono in avanti, piedi spingono in avanti, salgo, mentre apro le braccia vado verso i piedi fuori l'aria. E rimango qua, tengo un attimo questa posizione di stretching. Piedi bene a martello, non cascate con le punte in fuori. Perfetto, srotoliamo la schiena, torniamo belli dritti. Allora, dobbiamo cambiare posizione, andiamo a fare dei piegamenti sulle braccia, quindi dei push-up, pensando al focus delle braccia per poi lavorare un po' di più sulla schiena, cambiando proprio posizione. Quindi torniamo bene in appoggio con le mani.
Quindi anche in questo esercizio noi faremo dei classici piegamenti sulle braccia. Quello che ci interessa è che il movimento di distensione delle braccia parta dalla spinta delle mani, ok? Quindi vado, allungo bene le mie gambe, entro in plank alto, posso aprire anche di più le braccia, sto facendo dei piegamenti, quindi non un vero plank, posso avere le braccia più larghe, attivo l'addome, spingo dietro le spalle, inizio, piego le braccia, prendo l'aria, spingo con le mani, butto fuori l'aria. Lavorate con questa intenzione, con le mani che spingono a terra. Sentite come cambia l'esercizio, come le estremità del corpo in realtà sono fondamentali e importanti. Dai, fatemene ancora uno. Quando finito, appoggio un attimo le ginocchia, relax della schiena nel bambino, quindi mi allungo bene in avanti con le mie braccia. Prima avevamo lavorato sulle estensioni di colonna, ok? Ci lavoriamo di nuovo. Quindi iniziamo ad appoggiarci con la pancia sul materassino. Ci sdraiamo. Allora, le nostre mani saranno sotto le spalle, esattamente sotto le spalle, con i gomiti vicini al corpo, non larghi, mi chiudo, la testa non l'appoggio, la terrò già sollevata, ma prima di eseguire l'esercizio mi raccomando si guarda il materassino, non si guarda in avanti. Il pube, lo percepite? Dovrebbe essere appoggiato a terra il pube, ok? Quindi lo sento che spinge a terra, attivo gli addominali. Inizio a fare una sola rotazione delle spalle indietro. Una volta che ho fatto la rotazione delle spalle, provo a salire un po' con la mia schiena. Il pube non si stacca in questa posizione, provate a sentirlo. È l'osso inferiore del bacino, l'osso anteriore, scusatemi, del bacino. Mi sta spingendo a terra e torno giù. Attenti che distendere le braccia spesso e volentieri vuol dire staccare il pube dal pavimento. Ci vuole una grandissima mobilità vertebrale per riuscire a distendere le braccia e avere il pube attaccato. Quindi non concentratevi nella distensione delle braccia, ma sentire la spinta del pube a terra. Quindi faccio una rotazione posteriore delle spalle, una sola, spingo col pube a terra e vengo su quanto posso. Non distendete le braccia, le spalle sono basse, lontane dalle orecchie. Ok, se trovo la posizione corretta mi renderò conto che distendere le braccia ho il pube completamente staccato, ok? Quindi pube che tocca a terra. Andiamo giù di nuovo. E che ne facciamo ancora uno, attivate gli addominali, sentite il pube, spalle che ruotano indietro, su bene. Spalle basse, mi raccomando. Ok, torno giù. Adesso andremo a fare una posizione di maggiore ampiezza sulla schiena, dove il pube non sarà appoggiato, se no limito un po' il movimento, come avete capito. Allungatevi un attimo in avanti. Ok, torniamo bene con le nostre mani sotto le spalle, con i gomiti come prima staccati dal pavimento, vicini al corpo. Adesso sì che andremo a distendere le braccia, quindi per forza il pube non potrà essere appoggiato. È una posizione completamente diversa. Provo a sollevare tutto, compreso il pube e le gambe, e avrò l'appoggio delle due mani e dei due piedi. E basta, tutto il resto è staccato. Ma controllatevi la posizione, avete le spalle basse, avete gli addominali attivi, sguardo bene in avanti. E proviamo a tornare giù piegando le braccia e mi vado ad appoggiare. Pronti? Ancora, Attivo l'addome, inspiro, inizio a sollevare il petto, distendo, stacco tutto. Forte l'addome. E piego le braccia, torno giù, fuori l'aria.
Pronti ancora? Attivo bene l'addome. Inspiro, inizio a salire. Stacco tutto, ma gli addominali sono forti, 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 forti. E andiamo giù, fuori l'aria, piego. Hola, andiamo a rilassare di nuovo la schiena. Andiamo nel bambino, quindi porto il gluteo indietro, verso i talloni. Perfetto, mi ritrovo in quadrupedia. Venite, venite bene in quadrupedia. Puntate i piedi e saliamo bene in alto col bacino. Andiamo in una posizione che avete già fatto nelle lezioni passate. Fuori bene l'aria, sale, sale bene il bacino. Provate a spingere il materassino in avanti con le mani. Immaginate di voler allontanare il materassino da voi. Spingetelo via con le mani. Cercate di spingere il gluteo bene indietro. Ok, adesso camminate con le mani verso i piedi. Ci ritroviamo praticamente in piedi, fate il rollato della colonna. E tornate su. E andremo a fare per tre volte l'unione di tre posizioni che vi ho fatto vedere singolarmente come esercizio. Adesso le andiamo a unire in sequenza per lavorare sulla mobilità della colonna. Ok? Quindi le posizioni saranno il plank, il piegamento delle braccia, la posizione quella con il pube staccato, con l'appoggio del dorso dei piedi, si chiama cania testa in su. Bene, questo si chiama cane a testa in su, aspettate, aspettate, poi lo fate in sequenza. Questo si chiama cane a testa in giù. Bene, proviamo a lavorare questa sequenza che è sia di forza che di mobilità della colonna. Dai, partiamo pensando che ci serve il materassino per il lato lungo. Mi preparo bene, come ormai ho capito, con i piedi che spingono a terra, mi connetto per allungare bene la colonna. Siamo pronti? Roll down, scendo, butto fuori l'aria. Cammino con le mie mani e mi ritrovo in plank, plank alto. Adesso, una volta che sono in plank alto, eseguo un piegamento delle braccia. Piego fuori l'aria, allungo i piedi, spingo con le braccia, salgo nel cane a testa in su. Giù le spalle, mi raccomando, spalle basse. Pronti ad andare nel cane a testa in giù? Uso i piedi, rotolo sui miei piedi, sale il bacino. Cammino indietro, vado con le mani verso i piedi, srotolo la colonna. Dobbiamo fare almeno altre due volte, Aspettiamo tutti, siamo in piedi, diamo spazio a tutti di finire il proprio roll up. Ci siamo? Pronti? Vado, roll down, scendo, fuori l'aria. Cammino con le mani, mi ritrovo in plank. Quando fate il piegamento, non vi appoggiate a terra, rimanete sospesi nel piegamento. Quindi piego le braccia, distendo solo i piedi e spingo con le braccia e salgo nel cane a testa in su. Addominali forti, stringo, stringo bene l'addome, fuori l'aria, cane a testa in giù. E cammino indietro con le mie mani verso i piedi e srotolo la schiena, roll up. Adesso apro le braccia, lo facciamo l'ultima volta, apro le braccia, prendo bene il respiro. Per eseguire il mio roll down inizio a portarmi in avanti con le braccia, vado giù, scendo, 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 fuori l'aria, cammino con le mani, prendo bene il respiro, piego le braccia, fuori l'aria, cane a testa in su, inspiro, cane a testa in giù, espiro.
e cammino di nuovo indietro con le mie mani, roll up, come viene l'aria, apro, supero le braccia, supero in alto, dai, l'ultima volta adesso che l'avete capito lo state facendo bene, quindi mi proietto in avanti e inizio a scendere, fuori l'aria. Cammino con le mani, prendo bene il respiro ed entro in plank alto. Piegamento delle braccia, fuori l'aria. Cambia testa in su, inspiro. Cambia testa in giù, espiro. E cammino indietro con le mie mani. E srotolo la schiena. Apro bene le braccia. E questa volta un bel giro largo delle braccia e rimango tranquillo. Fuori l'aria e rimango qua. Perfetto, dai, andiamo ad allungare la spalla. Rimaniamo in piedi, vi posizionate bene e allunghiamo bene la spalla. Adesso facciamolo con l'altro braccio. Ricordatevi di spingere, pensate alla postura, piedi in appoggio bene, bacino bene in linea, mi raccomando. Ok, tricipite, quindi il braccio che volete voi lo piego dietro la schiena, l'altra mano si appoggia sul gomito e spingo. Cerco di non andare in avanti con la pancia, quindi se mi è successo vado bene in dentro con l'utilizzo degli addominali. Testa bella dritta. Dai, cambiamo, facciamolo con l'altro braccio. Terzo esercizio. Perfetto, lascio. Adesso piego il braccio destro, mi giro così mi vedete meglio. Il braccio destro dietro la schiena, con l'idea di prendere con le dita i capelli, quindi le dita puntano verso l'alto. La mano sinistra si porta sotto il gomito per spingere il gomito verso l'alto. Sempre attenzione a non inarcare la colonna, che queste posizioni portano un po' a farlo. Cercate di trovare la giusta posizione. Va bene, cambio, dai, lo faccio con l'altro braccio, piego bene dietro, vado ad afferrare il gomito, quindi ho le dita che puntano verso la testa, la mano bassa mi spinge il gomito verso l'alto. Va bene, adesso uniamo gli ultimi due esercizi e proviamo a vedere se le nostre mani si uniscono dietro la schiena, se si prendono, dove si prendono. E cerco sempre il controllo, perché prendere le mani e avere tutta la schiena inarcata per farlo, in realtà non è eseguire l'esercizio bene. Quindi addome ben in dentro, piedi belli dritti, pensate alla postura. Dai, cambiamo, un bel giro delle braccia e inverto. Perfetto, andiamo ad allungare il quadricipite, quindi piede che volete, lo portate al gluteo. Pensate a quel lavoro per chi sta perdendo l'equilibrio, pensate al piede a terra che spinge, ritrovate quella connessione, sentite come vi stabilizzate.
Dai, cambiamo. Quindi diventate forti con la gamba d'appoggio, eh? L'equilibrio è dato anche molto dalla forza muscolare. Quindi se la gamba d'appoggio è salda e forte, il mio equilibrio è maggiore. Ok, dai, andiamo ad allungare adesso il polpaccio, quindi una gamba davanti piegata, quella che volete voi, non importa qual è. Ci interessa la gamba dietro, la posizione sembra quella dell'affondo, ma il piede dietro è perfettamente appoggiato con le dita rivolte esattamente in avanti. Se il mio piede dietro è storto, il polpaccio non si allunga, eh? Quindi attivo l'addome, aumento l'intensità intrecciando le mani, porto le braccia tese col palmo verso l'alto, schiena bella dritta, mi fletto poi in avanti col busto. Mi raccomando, se stacco il tallone dietro, non sto più allungando il polpaccio. Spalle basse, addominali stretti. E lascio. Cambio completamente la posizione, inverto. Ripenso a tutto, è fondamentale che il piede dietro sia drittissimo, il tallone appoggiato bene, attivo l'addome, sollevo le braccia, mi sbilancio un po' in avanti col busto. E tornando dritti perfettamente, mettiamo le nostre mani dietro il capo e rilassiamo un attimo il tratto cervicale. Torno e fletto il capo a destra, lateralmente a destra, abbassate la spalla a sinistra. Anzi, provate proprio a portare, come abbiamo fatto prima, il braccio sinistro piegato dietro la schiena. Questa volta le dita escono di lato, non puntano i capelli, le dita escono di lato. E cambio, lo faccio dall'altra parte. Perfetto, dai, lascio. E abbiamo proprio terminato, ragazzi. Ciao a tutti, buon pomeriggio.